Ci credo in tutte le obiettivi, c'è Supercoppa, campionato, Champions e pure Coppa Italia. Devi essere concentrato a tutti gli obiettivi. Se uno si rilassa in uno significa che ti stai già rilassando in testa. Invece noi puntiamo tutti i trofei e tutti gli obiettivi che c'è. E poi con mia esperienza, che ho vinto un po' di scudetti, prima parte è di prendere più punti possibile. Poi seconda parte di campionato è quello che è decisivo. Stop! Poi torniamo a sentire Ibra, ma intanto andiamo a vedere com'è che il suo Milan sta preparando la fase che lui definisce decisiva. Siamo a Dubai, fino al 20 di dicembre la squadra di Pioli si allenerà qui, al Police Club Stadium. Oh, gli ufficiali di polizia ci sono veramente. Chi non si vede invece è Ibrahimovic, se non per qualche istante a fine seduta, giusto il tempo di passare dalla stanza dedicata alla terapia al ginocchio alla palestra. Per la squadra manca Ibra, per Ibra manca la squadra. Quando non sei in campo non è facile, perché sei abituato di aiutare la squadra dentro campo. E sto provando in tutti i modi di aiutare la squadra per dare motivazione, adrenalina, spingere, pressione, attaccare, soprattutto quando sbagliano. No, tutte le cose per aiutare, però la squadra sta facendo molto bene, siamo secondi per il momento, la squadra ha cresciuto tanto, quelli che erano giovani hanno preso più responsabilità, diventato più maturi e quelli che erano qua quando abbiamo vinto sanno cosa bisogna fare per vincere, tutto là. Ho deciso di operarmi per la salute, non per giocare, per salute, di stare bene, perché non stavo bene. Ultimo sei mesi stavo veramente male. Chi è dentro la squadra, chi lavora in giro di squadra, tutti sanno la situazione, hanno visto tutti i giorni, purtroppo non si poteva parlare perché la squadra era in una situazione dove si poteva vincere scudetto e soprattutto io non volevo che si parlava di questa cosa per rispetto per me e poi per la situazione, perché non volevo che qualcosa disturba la squadra, perché era un momento troppo importante. Poi eravamo sempre là vicino e non volevo qualcosa che entra e porta, non lo so, negatività o disturbo o qualcosa che non deve esserci. Quando uno è pronto rientra, quando sarà, oggi non lo so, l'importante è che sto seguendo questi step che devo seguire per migliorare e rientrare, ma rientrare bene, non solo perché Ibrahimovic e devo camminare là per quello che Ibrahimovic ha fatto in passato. Quello non lo voglio e non lo cerco. Invece presente e devo portare risultati quando rientro, se no panchina o tribuna. Per me sfida è sempre fare di più. Non sono soddisfatto, voglio sempre avere più e fare di più. Ma la mia situazione adesso è differente, non era come 10 anni fa, dove l'ego era più grande. Invece adesso con la mia esperienza, con la mia età, con la mia maturità, è di dare dietro. Il mio obiettivo oggi è di ripetere quello che ho fatto per 20 anni, però in un mondo differente, dove non sto pensando che posso fare tutto da solo, che è normale quando uno è giovane, perché quando sei giovane hai questo ego e questa fame di fare più di tutti gli altri, che è anche un mentalità. Invece adesso sono più realistico, dove mi metto disponibile per mister di usarmi differente e sono pronto anche di scelta di mister, anche se non va sempre da parte mia, è normale. Anche perché Giroud sta facendo bene anche con la nazionale. Quanto sì. C'è del Milan nel mondiale che sta facendo Olivier?
Olivier è un grande, chi lo conosce sa che è un grande. Qua per noi è stato fondamentale, è stato troppo importante, soprattutto quando non riuscivo a giocare io, c'era lui che faceva quello lavoro che mancava quando un punta non era disponibile. Poi è entrato, ha fatto bene, ha vinto. Al fine chi vince rimane nel storia. E lui ha vinto e rimane nel storia di Milan. Poi come la persona è fantastico, perché è una persona che aiuta altri, sempre disponibile, persona elegante, professionista. E quello che sta facendo per noi non è una sorpresa, perché sta facendo con Milan e perché non può fare con Nazionale. E noi siamo felici per lui e speriamo che può continuare fino a fine. Poi sono suo idolo, anche se non lo dice lui. Sono suo esempio, anche se non lo dice lui. Bello quando dici dare indietro anche a chi ha meno esperienza. Uno che ha meno esperienza ma sicuramente ha tanto talento è Leao. Se tu fossi al posto suo, penseresti che il Milan è ancora l'ambiente giusto per crescere ora che vada oltre? Penso di sì, perché Leao per noi è molto molto importante. È di uno di quelli che sta facendo la differenza per noi. Poi era migliore giocatore in Serie A l'anno scorso, sta bene, è importante. Se tu fai un'altra scelta devi ricominciare da zero. Poi non è sicuro se uno è pronto per questo o maturo per questa cosa, perché quando è arrivato qua non era giocatore che faceva differenza subito, invece ha cresciuto e adesso sta bene. Adesso ha una fiducia e quando entra in campo, poi il mister lo dà anche libertà, spazio di fare quello che vuole. Poi per avere questa situazione in un altro club non è che entra subito, quello dipende da te e devi creare questa situazione. Invece da noi sta bene, sorride, pure quando fa, prima di fare gol fa un sorriso e lo mette il pallone dentro. Significa che sta bene e deve continuare a stare bene, questo è più importante. Poi quando sta facendo bene lo massacro, lo massacro totale, che non è basta quello che sta facendo. Perché uno che fa differenza ovvio ha più pressione, ha più responsabilità, perché ognuno ha il suo ruolo in squadra, sua responsabilità. Poi da Leao si aspetta tanto, ma non solo da fuori, anche da dentro. Da mister, da colleghi, da club, poi quando esce in campo, da pubblico. Teo anche, parliamo Rafa, ma c'è anche Teo che è cresciuto tanto tanto e poi ha possibilità di vincere mondiale. Su di altri dipende che livello. Oggi, come ho spiegato prima, collettivo siamo forti, individualmente se deve prendere qualcuno, Charles forte, però bisogna avere tempo per crescere, per capire campionato, capire colleghi, però a livello di Rafa difficile, perché Rafa è sopra di normale. Grazie. E secondo me quando lui capirà quanto è forte, farà un altro step. È quello che fa paura. E secondo me lui non lo sa quanto forte è oggi. Così il prezzo si alza, no? 200.000. Ancora per qualche giorno tutti i giocatori citati da Ibra in questa intervista non faranno parte del gruppo a caso mondiali, così come chi ancora lavora in modo personalizzato da Calabria a Maignan. Contro l'Arsenal e poi il 16 dicembre contro il Liverpool, per Pioli ci sarà quindi modo di testare quei giocatori che finora al campo l'hanno visto poco. E sottovalutare l'incidenza delle rotazioni in una stagione del genere potrebbe essere un grande errore. Secondo me non è
questo campionato non sarà un campionato di qualità, invece di condizione. Chi sta in meglio condizione arriverà in alto.